Mister Torti, mister, oggi una vittoria su questo campo molto difficile, una bella prova, una bella dimostrazione di forza. Sì, effettivamente abbiamo fatto una partita importante contro un avversario importante su un campo difficile. Siamo partiti benissimo, i primi 25 minuti veramente molto molto bene. Abbiamo sbagliato il rigore e quello forse ci ha tolto un po' di certezze. Tanto è vero che poi abbiamo preso il gol su una bellissima punizione di Cicchella e diciamo che loro poi sono stati anche pericolosi in un paio di situazioni da calcio da fermo. Però poi il secondo tempo siamo ripartiti con lo stesso piglio, benissimo, e penso che la vittoria sia meritata. Mister, abbiamo visto tante note liete, Braghini, un bel prospetto, però possiamo dire che c'è anche il manico, non è piaggeria, perché cioè, lei ha fatto tre cambi e sono andati tutti bene, tra gol e assist sono stati tutti decisivi. Vabbè, ma nel calcio ci vuole anche la fortuna, no? Gli episodi poi ti fanno vincere o perdere la partita. C'è stato l'infortunio del ragazzo, il portiere, che fino adesso ha fatto un campionato strepitoso, ci sta, e diciamo che lì ci ha spianato un po' la strada, no? Però sì, è vero, i ragazzi sono bravi, Braghini, Laguzzi, Pelino, Henkel, Iga, cioè, tutti ragazzi di grande prospettiva. Noi stiamo lavorando anche per far crescere questi ragazzi. Obiettivi futuri di questa vezzana? Beh, noi cercheremo di finire bene questo mini torneo, arrivare più in alto possibile. Ovvio che ci sono due squadre, due super corazzate, che giustamente sono prime e seconde per merito. Noi siamo lì, dobbiamo, ripeto, finire bene il campionato, lo dobbiamo a noi stessi, alla società, ai tifosi, alla maglia che indossiamo. E quindi poi alla fine vediamo come si tireranno le somme, come succede in tutte le società.